mantenuto fede nel senso che il disco è finito, il disco è pronto, ho completamente finito di scrivere, poi sai, adesso ci sarà tutta la parte più di mettere in bella copia, quindi chiudere gli arrangiamenti, quella cosa lì. Però insomma, il disco è finito di scrivere. L'unica cosa che non ho mantenuto rispetto alla promessa, perché io ti ho detto mi chiudo in studio, in realtà ti dico, ho i momenti in cui ho scritto di più le cose sono stati momenti in cui ho viaggiato. Cioè, questo è un disco che si porta tanto Parigi dentro perché sono stato un sacco di volte lì a finire le canzoni, si porta Amsterdam dentro, c'è un po' di Londra dentro, quindi è un disco più europeo in quel senso. Però è stato utile perché, guarda, io un po' la realtà dello studio di registrazione la soffro nel senso che non amo molto scrivere in studio, registrare in studio, perché lo trovo un po' un momento di obbligo, no? Tu ti vedi la mattina per scrivere, allora devi uscire la sera col pezzo. Ecco, quell'ansia da prestazione io artisticamente non la gestisco molto bene. E quindi mi è più facile scrivere, che so, al tavolo di un ristorante o al parco, così davanti al Louvre. E quella cosa lì mi aiuta di più. E quindi, però, è mantenuta la promessa, a mio modo, ma è mantenuta. Mi piace sempre l'idea, soprattutto di quando si realizza un disco, perlomeno nel mio caso è così, è sempre importante individuare un concept, no? Che poi possa essere tradotto per tutte le canzoni che saranno all'interno del disco. Questo è un disco, adesso senza che vado ad anticipare troppo l'album, però che dove si parla chiaramente di amore, di relazione a due, e c'è tanto un gioco di proiezioni, di metafore, soprattutto nella parte lirica, no? E mi piaceva questa idea, visto che poi io nel disco ovviamente parlerò anche dell'amore in positivo, mi piaceva di creare questa doppia opposizione, no? Io ho individuato, non è una massima chiaramente, però è una mia constatazione ad oggi, all'età che ho individuato che quando si può dire amore, si dice amore con la persona che è a fianco, non la persona che hai di fronte. Ecco, questo pezzo qua invece parla di amore della persona che hai di fronte, no? E infatti c'è tutta un'opposizione tra odio e amore, questa sorta di rapporto completamente disfunzionale dove è difficile, no? Poi trovare la verità, se quello di cui stai parlando è un sentimento che collima con l'amore, se quello di cui stai parlando è una dipendenza del corpo, no? E quindi mi piaceva partire con questa chiave più ossessiva, visto che di solito, insomma, l'incipit di tutti i miei progetti è stata sempre, di solito funzionava al contrario, no? Prima mettevo davanti la parte più romantica e poi la parte magari più erotica, più spavalda, sempre nel secondo, nel terzo capitolo. Ecco, questa volta mi piaceva invece l'idea di cambiare, no? Di invertire questo ciclo normale che io ho sempre avuto nella narrativa dei miei album e partire invece con la parte più ossessiva, più frenetica, no? È l'unico pezzo, no? Di tutto il disco che ha che ha anche una metrica, no? Così ostinata, così invadente, quasi non c'è lo spazio al respiro, no? E mi piaceva questa idea. Poi guarda, la esagero un po', perché ovviamente è un omaggio che io ho fatto dentro me stesso, ma poi forse non ha attinenza con reale. Ma esiste un pezzo di Umberto Bindi che si intitola Odio, che è una delle mie canzoni preferite della musica italiana, no? Poi in quel caso c'è un'armonia molto più complessa e una lirica molto più anche seducente in un certo senso, no? Perché si parla dell'odio in maniera più violenta di come lo faccio io, no? La canzone termina con questa massima di tutto passa, resta l'odio, non c'è un velo di tristezza, non c'è ombra di rimpianto, insomma è un testo molto carico emotivamente. E mi piaceva l'idea, insomma, di creare, perlomeno nel titolo, no? Questo omaggio rispetto a uno dei più grandi cantautori per la mia formazione e uno dei pezzi a cui tengo di più nella musica italiana, ecco. Per quanto riguarda il concept, nasce sempre un po' durante la prima fase della scrittura, no? Cioè, mi è capitato, per dire, con la geografia del buio c'era il concept e poi da lì è partito tutto. In questo caso, prima sono partite le prime prove di scrittura,
E poi piano piano si è individuato il concept anche in maniera abbastanza fatalista, nel senso che io a un certo punto io sempre ho la casa piena di quadernetti, cose dove metto appunti, liste della spesa, numeri, cose che mi serve appuntare senza un ordine, una chiarezza per cui lo faccio. A un certo punto riapro un quadernetto, ma completamente a caso, e trovo quello che poi sarà il titolo dell'album, scritto in una parte laterale della pagina, no? Non mi ricordo in che momento l'ho scritto, non mi ricordo a cosa si riferiva, non so dove è nato, non ne ho idea, so solo che era un appunto che è stato lì. E quando l'ho letta, in realtà, probabilmente quando l'ho scritta non aveva l'intenzione con cui poi l'ho percepita ora, però quando l'ho letta ho detto, cavolo, questo è un grande concept di cui ora posso parlare tanto, di cui ora... Che ora mi permetterebbe, no, di realizzare un disco. E quindi in quel caso il concept è partito anche in maniera molto casuale, probabilmente è una cosa che ho scritto 5-6 anni fa, non ne ho idea, oppure una settimana prima di leggerla, perché poi su questo sono anche molto smemorato. Però di solito, insomma, parte sempre nella, ovviamente, no, nella fase, nel momento iniziale della scrittura. E Odio invece è una canzone che nasce, diciamo, a metà del processo di scrittura, no? In un momento in cui io la parte, diciamo, romantica del concept l'avevo già esposta tanto, poi ho aggiunto delle cose, però l'avevo esposta tanto e mi mancava tutta la parentesi più ossessiva, no? Quella di cui ti parlavo. E in realtà è nata in maniera molto naturale, nel senso che io poi di solito ci metto sempre un po' a scrivere le canzoni. Ecco, questa canzone nasce in un pomeriggio fondamentalmente. E quindi nasce proprio, parla di frenesia e nasce in qualche modo nella frenesia, però è nata, diciamo, sì, a metà del processo creativo di scrittura, ecco. Per me è facile parlare perché ho già la visione del disco, ho già in mente le canzoni, ho già in mente il percorso artistico in quel senso che questo album potrà segnare. Il pubblico invece ascolta sempre un pezzettino senza conoscere, no, quello che poi sarà la prospettiva dell'album. Quindi io l'effetto sul pubblico riesco difficilmente a prevederlo, no? Ragione per cui mi stupirà molto, credo, no, il fatto che quando uscirà, vedere che cosa può succedere, come viene recepita. Perché guarda, io per dire, questa è una prova che ho fatto anche con un po' di amici, no? Perché quando poi ho iniziato a scegliere quale sarebbe stata la prima canzone, ho fatto ascoltare un po' di persone, no? Di fiducia, quello che era Odio, no? E nella mia testa era uno dei pezzi più allegri del disco, no? E tipo, io mi ricordo quando l'ho mandata, fai conto, un mese fa alla cucinotta, ad esempio, no? Lei per me è sempre un gran riferimento in quel senso a livello di ascolto. E lei mi chiama e mi dice: Michele, ma questa è felice? E dico: sì, Maria Grazia, sentita, adesso ti ho fatto scatenare. Dico: no, guarda, mi hai distrutto in realtà perché ho pianto tutto il tempo. Quindi non capisco poi, no, effettivamente qual è l'impatto emotivo che da fuori si percepisce, non avendo la visione, no, dell'interezza di un disco. E quindi sono molto curioso. Non so se potrà sorprendere, però insomma, vedremo. Sai, un po' a reduce anche da un disco che era un disco di ballate, è ovvio che quando all'inizio ho iniziato a scrivere, forse più per abitudine che per inerzia, e per inerzia ho pensato che il primo singolo, i primi momenti musicali sarebbero stati delle ballate, delle cose più emotive, e non era previsto, no, nella fase di scrittura, che invece il primo capitolo sarebbe stato un mid-tempo, ad esempio. Però è successo, e quindi e lo stupore a me non nasce, ripeto, perché ho vissuto, no, tutto il momento di costruzione. Quindi per me è curioso capire poi da fuori che cosa ci si aspetta e come si recepisce questa scelta. Non lo so. Per me Twitch è un luogo dove posso parlare direttamente col pubblico senza troppo fraintendimento, no? È ovvio che quando, ad esempio, racconti un processo creativo che sta dietro un disco,
Il limite col racconto della vita privata è molto sottile, no? Perché poi ovviamente la scrittura va in base a quello che vivi, a quello che hai vissuto, a quello che stai vivendo. Ho sempre un po' paura a esporlo in un piatto mediatico perché poi diventa sempre altro. Magari viene ascoltato anche da una parte di spettacolo che esiste ed è giusto che esista, che te la dico male perché poi non voglio nemmeno banalizzarla in questo senso, no? Però più di gossip. Io la cosa che dico sempre, guarda, è che Twitch per me è facile, è una piattaforma dove mi è facile raccontare anche delle cose più private, perché so che il racconto di cosa c'è dietro la canzone non sostituisce la canzone. Delle volte succede che quando questa cosa viene fatta, magari in canali che hanno un riflesso mediatico diverso, ecco, la cosa che c'è dietro la canzone va a sostituire la canzone. Quindi si esclude completamente quel processo di trasformazione che invece è il mio lavoro, cioè io trasformo le cose che vivo in un momento musicale, no? E quando si perde quel processo di trasformazione è come se mi si dicesse: ok, il tuo lavoro non mi interessa, anche se la canzone poi va benissimo, no? E quindi io cerco poi, magari lo faccio in maniera goffa, però di scegliere le piattaforme giuste per dare i giusti contenuti, no? Per dare il giusto significato alle cose che stai dicendo. Ecco, la risignificazione delle cose che racconti mi spaventa sempre un pochino. Quando si parla, su questo faccio un po' il papà, mi permetto di dire, quando si parla delle mie canzoni mi dispiace che il mio nome possa in qualche modo metterle in ombra, cioè vorrei che parlassero loro in questo senso. Adesso sembra di fare un po' il discorso di quello che dici, ah, sono i miei figli, le mie creature, però in realtà dietro a questo c'è veramente un discorso di profondità artistica, no? Cioè, ci tengo. Poi è giusto l'approfondimento, mi piace farlo, non ho mai avuto troppe paranoie a raccontare cosa c'è dietro le canzoni, ma mi viene da farlo in maniera sicura e tranquilla quando so che quella cosa non va a sostituire, ma va ad aggiungere. Ecco. Adesso, insomma, a dicembre uscirà finalmente poi in sala l'ultimo lavoro di Saverio Costanzo, dove ci sono anch'io. E guarda, per me il cinema è una grande realtà, nel senso che comunque, a parte il fatto che io fino adesso ho avuto la fortuna di lavorare, di scegliere di lavorare con dei grandi registi, vuoi Carolina? Per quanto anche, guarda, la stessa Carolina Cavalli, che è stata la regista del mio primo film, era un film emergente, era la sua opera prima, in realtà ha un grande occhio artistico, ha una grande prospettiva, no? Anche cinematografica, e quindi insomma è stato bello credere in quell'opera indipendente. Saverio invece ovviamente è un nome, è già un maestro del cinema italiano, no? E quindi poter essere diretto da quel tipo di carisma, di professionalità è stato stupendo. Poi, insomma, in quell'occasione lì qualcuno dall'alto, no? In qualche modo, cioè la vita mi ha regalato la possibilità di lavorare con Lily James, con William Dafoe, con John Key. Insomma, c'è stato tanto, no? In quel modo lì, in quel momento lì di lavoro c'è stato tanto, anche se vuoi da rubare alla professionalità degli altri, vedere il loro modo di viversi la creatività, ed è stato molto bello. Poi al di là della mia esperienza personale, io credo che questo sia un grande, grande, grande film che racconta Roma, che racconta l'indipendenza, che racconta la donna, che racconta tanto e quindi insomma poter essere uno dei volti là dentro a dar voce, no, poi a quello che Saverio ha scritto con Finalmente l'alba, insomma è bello, bello, bello. Ci sarà, ma uscirà un po' più avanti, nel senso che adesso volevo far parlare prima di tutto la canzone, ovviamente. Sul videoclip, sai, per me è un po' come se fosse un momento di cinema, come te lo posso dire, autogestito, no? E quindi ovviamente il taglio cinematografico è sempre molto forte. Cioè, io cerco. Ma non per una qualche tensione che ho nei confronti dei videoclip, ma più per un discorso di scelta artistica mia e di tensione naturale al mio gusto, di stare molto più vicino al linguaggio cinematografico che al linguaggio del cortometraggio videoclip. E quindi, insomma, avrà quel taglio lì, ma uscirà un pochino dopo, eh. Quindi ancora top secret, No, ma non è Francesco. top secret, però No! è giusto che parli la canzone, poi insomma,
il videoclip arrivato. È una parola che è Sanremo, a cui ti aggiungo un'altra parola che è speranza, nel senso che poi sai, Sanremo ha sempre una grande possibilità. Poi adesso io ho sempre un po'... non ho mai capito chi cerca di nascondere questa possibilità o chi dice no, non ho provato perché poi magari è stato escluso. Cioè Sanremo è una gara, no? E, insomma, io mi metto nei panni di un direttore artistico che riceve 300 brani e ne può inserire 24, 25. Adesso non so qual è il numero massimo, però è ovvio che i no saranno sempre più dei sì. Io in questo momento un progetto discografico pronto c'è, cioè un disco c'è, e credo di aver individuato anche una possibile, no, idea musicale che mi piacerebbe poter cantare proprio su quel palco. Poi da lì a dirti sono dentro, cioè purtroppo, guarda, su questo manco mia madre mi ha mai creduto, purtroppo tu scopri di essere in gara a Sanremo veramente col programma. Cioè io l'ultima volta, per dire, che ho fatto Sanremo era con Inverno dei Fiori, e tu l'hai scoperto al TG1 se eri dentro o meno, quindi ti metti lì davanti e vedi se il tuo nome viene detto o meno, e quindi vedremo, non lo so. Non ho mai rispetto, magari è capitato, no, delle volte in cui tu magari mandi la canzone però non vieni inserito nel cast. Io non ho mai avuto nemmeno quella cosa lì di oddio sono stato escluso, cioè nel senso, io mi rendo conto che ogni direttore artistico ha una propria idea di festival, i posti sono quelli, quindi ci sono dei colori musicali che vanno scelti per rappresentare, no, tutto lo spettro della musica italiana, della canzone italiana. Se io potessi essere uno di quei rappresentanti lì, è ovvio che per me Sanremo ha un onore immenso tutte le volte, no? Perché ti dà la possibilità di suonare con un'orchestra, entri nelle case degli italiani con la tua musica, insomma è proprio bello da fare, è proprio un momento bello di orgoglio professionale, di gratitudine, è bello. Però poi, cioè, ripeto, non sempre succede, ma è giusto anche così, ecco. Cioè, ti capita di fare, è come, guarda, sai cos'è, è come quando io scelgo la tracklist finale di un disco, rimangono fuori delle canzoni, no? Ma non è che quelle canzoni per me allora vuol dire che non c'entrano niente, che allora le schifo, che non mi piacciono. Faccio una tracklist perché individuato un concept per me va fatto, no? Racconto capitolo per capitolo, e quando credo che quel racconto sia completo, sia chiuso, sia giustamente rappresentante tutto quello che volevo dire, non è che le altre le ho escluse perché ho una tensione o qualcosa, perché quel racconto lì mi serviva, quella cosa lì. E quindi poi questo è il lavoro del direttore artistico, no? Che ha lavorato. In questo momento, diciamo, non è nei miei piani. Però mentirei a dirti non lo farò mai più, cioè mai dire mai. Cioè, in questo momento per me era importante, il mio bisogno personale era riscrivere musica, e quindi avevo bisogno di stare sulla musica. Però perché no? Cioè, mi piacerebbe molto, no? E vedremo.